Unboxing andiamo a fare in questo momento riguarda questo tablet qui, il Winnovo M866, molto simile a un tablet che ho già recensito sul mio canale, cioè sempre il Winnovo M750K. Questo qui è un tablet da 7 pollici, scusate, da 8 pollici, mentre quell'altro era 7 pollici, però ho visto caratteristiche tecniche sono piuttosto simili e leggendo un po' di recensioni in giro, visto che comunque il prodotto rappresenta un prodotto di qualità molto, molto bassa, quindi una qualità abbastanza scarsa da quello che ho letto, però andiamo ad aprire, vediamolo un po' e comunque guardiamolo con gli occhi di chi sta spendendo 55 euro per comprare un tablet 8 pollici. Detto questo, leviamo il sigillo. L'unica informazione che si vede da qui dall'esterno è che ha Android 6.0, ci sono anche delle caratteristiche dietro al volo, quindi si tratta di un quad core con 1 giga di RAM e 16 giga di memoria interna espandibili, un display 8 pollici IPS, fotocamera anteriore e posteriore da 2 megapixel, dotato di wifi e batteria da 3500 mAh. Andiamo ad aprire questa scatola. Particolare questa molto un po' triste questa copertura nera, comunque bando alle ciance, eccolo il nostro 8 pollici, mettiamolo un attimo da parte, vediamo cosa c'è, cos'altro c'è nella scatola, un mo' di agenda, il caricatore da muro da vediamo un po' quant'è, 5 volt 2 ampere, mettiamo da parte. Il cavetto OTG, quindi almeno è OTG il tablet, da questo lo possiamo dedurre, e il cavetto USB, micro USB per la ricarica, manuale di istruzioni e basta. Mettiamo questo qui al volo all'interno e mettiamo da parte la scatola. Veniamo dunque al tablet avvolto in questa velina che è questo qui, dunque, nero da dietro, la fotocamera la vedete qui in alto a sinistra, tasto di accensione, bilancino del volume e qui abbiamo tasto R, suppongo tasto reset, fotocamera anteriore ce l'abbiamo qui al centro, una cassa la troviamo qui e l'altra la troviamo in basso. Da questa parte sul lato il jack per le cuffie, lo slot per la micro SD per l'espansione di memoria, il microfono e la porta USB per la ricarica del dispositivo. Dunque, molto plasticoso, questa parte di dietro è anche plasticosa, già sembra, non dico danneggiata, però ha questo, diciamo, questa sfumatura un pochettino che comunque non danno proprio idea della bellezza. Comunque, teniamo sempre presente che si tratta di 55 euro di tablet. E a questo punto accendiamolo, mettiamolo dritto e accendiamo. Vediamo insieme la prima accensione. Bene, ecco, dopo che è uscita la scritta Android is starting, il tablet dunque è pronto. Sblocchiamolo, scritto welcome di benvenuto, ed ecco qui il nostro tablet, bello e pronto, tra virgolette. Adesso qui sempre mi dà il benvenuto, mettiamo la lingua italiana, però qui non me la dà, mi dà solo l'inglese, mi chiede di configurare la lingua. C'è il wifi, però lo facciamo in un secondo momento. Il setup è completo. Eccolo qui, dunque, queste sono le impostazioni. Andiamo a le informazioni sul tablet, versione di Android 6.0. Patch di sicurezza sono un po' anzianotte, ma forse si dovrà fare un aggiornamento una volta che ci metto il wifi. Torniamo indietro.
Andiamo nel menu, dunque c'è già preinstallato Facebook, Instagram, Spotify, Twitter. Una cosa che salta all'occhio, ma è anche raffigurata lì nella didascalia dove è possibile acquistarlo, non è presente il Play Store. C'è l'Amazon App Store, che sarà da verificare un po' il funzionamento e l'utilità di questo App Store, però detto questo, quindi non c'è il Play Store, vediamo un po' se ha un qualche senso questo tablet. Chiaramente non mi aspetto nulla di che, lo considererei quasi un tablet giocattolo, non dico per bambini, però quasi. Però adesso lo proverò e vedremo un po' come va. Bene, per questo unboxing è tutto, io vi ringrazio e noi ci vediamo al prossimo video.